Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Taranto e Brindisi. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Concentrati e la partita ha inizio. Il Taranto ha avuto una settimana ricca di impegni. Sì, io credo che l'allenatore debba assolutamente far riposare i giocatori più stanchi, altrimenti c'è il rischio di infortuni. In questo momento la squadra non può permettersi di perdere pedine importanti. Il Brindisi non si fa intimorire quando gioca lontano dal proprio stadio, infatti non perde in trasferta da 5 partite. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Costringe l'avversario al fallo. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. C'è il cross e va a colpire di testa, colpo di testa che si perde sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Prova a verticalizzare. Il Taranto ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Io credo che le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di cambiare la sua tattica in corsa. Niente gol né da una parte né dall'altra. Ottima pressione la sua, può tentare la conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Santana cerca la fondo sulla sinistra. C'è la palla lunga in avanti. Tocco preciso. Può colpire.
segna lui! Il Brindisi ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Decidono di giocarla all'indietro. Ultimi 5 minuti prima della pausa. Il Brindisi buca la rete quando manca poco al riposo. Prova la giocata nello spazio. Riceve un pallone interessante. Traversone, basso. Conclusione. Ce l'hanno fatta! Sono di nuovo in parità. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. E parte il secondo tempo della gara. La mette sulla sinistra. Prova il filtrante. Santana. Santana! Il pallone è dentro! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Ha tirato un missile, una conclusione di una potenza terrificante. Ha impresso al pallone tutta la sua forza, una sassata imparabile. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. E la manovra offensiva si ferma qui. Santana! Ed ecco il gol! Ecco il gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brivido. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Cerca la profondità, sulla fascia, è libero.
e passa. Il Brindisi ha raccolto uno spettacolare pareggio nell'ultima combattutissima partita. 2-2 il risultato finale. Santana! Anche sfortunato perché il pallone finisce alto di pochissimo, ma ha sbagliato comunque. Un tiro tecnicamente ben eseguito, è stato solo sfortunato a non trovare la porta. Santana è andato vicinissimo alla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Il Brindisi potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Occhio al cross, passaggio in avanti. Pallone alto nello spazio, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Palla in avanti verso il compagno. Si libera la grande, vuole la profondità. Il Taranto non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Lungo passaggio in avanti. Ancora fuori dall'area. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Interessante azione sulla fascia destra. Adrian Diakité allarga sulla fascia. Greco. E l'arbitro chiude qui la partita. È stata una grande prestazione. L'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive, anche se c'è qualcosa ancora da sistemare. La vittoria però li premia. Che partita si è giocata oggi, Luca? Oggi hanno segnato il loro primo gol in trasferta della stagione e alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria su un campo per niente facile. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.